villaggio è fantastico finché. Per fortuna ci è ribellato Medical Group. IG Plus Sport edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di calcio. Il Treviso Football Club 1993 rende noto che Tommaso Miccoli è un nuovo giocatore biancoceleste. Centrocampista centrale classe 2004 proveniente dal vivaio del Padova, Tommaso arriva da una prima parte di stagione con la maglia dell'AC Mestre, con cui ha disputato 15 partite e totalizzato 2 reti. Diamo il nostro più affettuoso benvenuto a Tommaso, dichiara il vicepresidente De Bernard, aggiungendo: gli auguriamo che Treviso possa rappresentare per lui una parte importante del suo percorso di crescita. Parliamo ora di volley femminile. Domenica prima gara del 2024 al Palaverde per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che alle 17 va in campo per la 15ª giornata, seconda di ritorno della Serie A1 con la Onda Olivero San Bernardo Volley. Imbattute prima in classifica con un ruolino di marcia che parla di 14 vittorie su 14 gare giocate in campionato, le Pantere affronteranno di fronte al proprio pubblico le piemontesi della Cuneo Granda Volley, dove militano l'ex gialloblu Terry Envianvu e la sorella di Isabelle A, la schiacciatrice Anna, che darà vita a una sfida in famiglia già vista lo scorso anno in Champions quando vestiva la maglia delle francesi del Mulhouse. I precedenti tra i due club sono 14, con tutte vittorie di Conegliano. Passiamo al rugby. Le franchigie femminili sono pronte al loro esordio, il 7 gennaio in terra spagnola. Per quanto riguarda la Benetton, guidata da Francesco Iannucci, affronterà le Iberians City Guest. Si tratta della prima assoluta per le franchigie femminili italiane, tra cui quella delle Zebre, all'interno di un percorso di ampliamento del percorso tecnico federale, volto all'aumento dei momenti in cui le atlete possono confrontarsi in contesti internazionali. In questo senso, queste sfide, in collaborazione con World Rugby e con la Real Federación Española del Rugby, sono propedeutiche al raggiungimento di questo obiettivo, anche nell'ottica di permettere un lavoro sempre più costante ai membri degli staff tecnici selezionati tra tutti quelli che hanno effettuato il percorso tecnico federale. E concludiamo con il basket femminile. Inizia con una sfida dall'alto contenuto di emozioni il 2024 di Martina Treviso, che domani sera ospiterà al Pala Pascale alle ore 18 le cugine di Alpo. Una gara che ha il sapore dello spareggio, visto che mette in palio due punti decisivi per assicurarsi l'ultimo posto per entrare nelle magnifiche 8 delle Final 8 di Coppa Italia. Per Treviso non è stata una settimana facile, visto che oltre alla sosta e alle festività ci si è messo di mezzo anche qualche virus di stagione che ha colpito diverse giocatrici di coach Matassini. Per la sfida di domani, però, la squadra dovrebbe essere al completo, anche se non al meglio della condizione fisica. E si conclude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.